nella triste giornata che ci ha visti salutare il maestro Franco Battiato, del quale io sono un grande ammiratore, e la notizia mi ha rattristato, seppur diciamo non era una di quelle notizie che giungono così, che potevano giungere così tra capo e collo, insomma. Era malato da tempo, purtroppo, e già da diversi anni non si mostrava al pubblico, pubblico che oggi gli ha riconosciuto il giusto tributo, dimostrando l'affetto di un artista completo che ha attraversato un paio di generazioni buone con le sue canzoni, con i suoi testi, con le sue opere, insomma, con tutto quello che è Franco Battiato. E quindi un grande saluto al maestro, che sicuramente adesso si troverà in un posto meno di sofferenza rispetto a quello che ha dovuto vivere negli ultimi anni. Parliamo di cose più terra terra, parliamo delle nostre cose, parliamo del Milan naturalmente, ma per farlo ci spostiamo in Francia. Perché? Perché partiamo dal Lille. Sapete che c'è un filo che unisce in un certo senso la squadra francese con il Milan, ed è un filo che si chiama Elliot. In molti erroneamente sono caduti nel fraintendimento che Elliot avesse anche il controllo, fosse proprietario del Lille, cosa che invece non è vera. Elliot è stato un finanziatore del Lille nel momento in cui la squadra si versava in grosse difficoltà economiche, poi dopo è subentrata una nuova proprietà. Elliot tra l'altro ha avuto anche, come dire, via libera per inserire dei controllanti all'interno della dirigenza per avere meglio sotto controllo la situazione, però diciamo formalmente, tecnicamente non è proprietario del Lille. Ci sono due aspetti che sono equivalenti per noi e per loro. Domenica hanno avuto la grande occasione non proprio di vincere il titolo, ma di mantenere un distacco importante nei confronti del Paris Saint-Germain, che invece ha vinto e Lille ha pareggiato, e quindi adesso c'è un solo punto di differenza a una giornata dalla fine. Lille che non vince il campionato mi pare da 10 anni, e che avrà la possibilità di chiudere un'annata straordinaria, perché sicuramente non è la squadra più forte da un punto di vista di squadra del campionato francese rispetto al Paris Saint-Germain, forse anche rispetto al Lione, o comunque diciamo siamo lì, una squadra molto ben strutturata, molto ben allenata, molto ben organizzata. Ebbene, anche loro domenica hanno fallito la possibilità di mantenere invariato il distacco. La prima cosa. La seconda cosa è la differenza tra rendimento tra casa e trasferta. Anche loro hanno fatto meglio lontano dalle mura amiche rispetto a quanto abbiamo fatto noi. E questo è un segnale che naturalmente ci dice due cose. Ci dice che innanzitutto la capacità di difendere fuori casa quando non si è costretti a fare la partita è un aspetto determinante dell'organizzazione del gioco di quella squadra. E poi il fatto che, di converso, quando si è obbligati invece a fare la partita, a segnare, a cercare di trovare la via del gol, si fa un po' più di difficoltà. Non c'è la discrepanza tra casa e trasferta che c'è al Milan, che è notevole, perché siamo primi per rendimento fuori casa e mi pare sesti per rendimento domestico. Loro sono primi per rendimento fuori casa e quarti in classifica o terzi per rendimento in casa, quindi c'è meno differenza. Però resta il fatto che questa è un chiaro indicatore di come ci siano dei problemi per noi a fare gol quando giochiamo in casa. La riprova è stata la partita di domenica con il Cagliari, che è stata una partita che ha vissuto di momenti naturalmente di tensione in generale per i 90 fischia minuti, e contraddistinta, come ha risposto anche Nainggolan a un post che trovate nel gruppo Telegram, contraddistinta da una gara dove si è tirato poco in porta. Comunque lo si è fatto, si è tirato poco in porta, in più lo si è fatto anche in modo poco incisivo. Quindi questo è stato il grande problema della partita di domenica. Se noi prendiamo una certa difficoltà a perforare difese schierate e lo sommiamo all'avvenimento che al quale saremmo andati incontro e che avremmo potuto abbracciare se avessimo vinto, l'inesperienza di alcuni giocatori per quel che riguarda le partite decisive, questo potrebbe essere un campanello d'allarme anche per domenica, arriviamo alla sentenza che domenica abbiamo fallito un'occasione. Però, come dicevo ieri, nulla è definitivo. Siamo ancora in corsa. Domani sera studieremo, se ce ne fosse bisogno, ma insomma guarderemo l'Atalanta contro la Juve nella finale di Coppa Italia per cercare magari di carpire qualche piccola falla nel sistema, perché
viva Dio, saranno stanchi anche loro, no? Perché l'Atalanta è una squadra che comunque corre, una squadra di, a parte che corre bene, e non è una cosa banale, ma è una squadra che fa dell'atletismo, della pressione, dei duelli una delle sue grandi armi, e poi c'è anche una qualità individuale in diversi giocatori che non è banale, perché poi non si arriva a un certo livello se non c'è una qualità. Detto questo, nonostante quello che dice Mario Sconcerti, secondo lui il Milan ormai è sfinito, questo lo scopriremo domenica. Qui non si tratta ovviamente più di energie fisiche in senso stretto, ma si tratta di energie mentali, si tratta di capacità di resistere all'interno della partita, perché poi la partita può andare in tanti modi, può essere che arrivino subito segnali sconfortanti dagli altri campi, può essere che riusciamo magari a metterla sul piano giusto, poi naturalmente nei prossimi giorni analizzeremo quelli che possono essere i sistemi per far male all'Atalanta, e comunque ce ne sono, perché l'Atalanta è una squadra molto prolifica dal punto di vista dell'attacco, ma è una squadra che concede anche, l'abbiamo visto anche con il Genoa. Una squadra che concede, è una squadra che può pagare per l'appunto un po' la stanchezza, le amnesie difensive nella gara di Marassi sono un segnale in questo senso, per cui ripeto, seppur difficile la trasferta di domenica, è una partita che noi giochiamo soprattutto contro di noi, contro i nostri limiti, contro la nostra paura magari di fallire, no? Ecco, contro quello che diciamo da un punto di vista giornalistico non rappresenta uno snodo fondamentale della nostra storia, perché i giornali scrivono che anche oggi, che al di là di quello che può accadere domenica, non cambiano le strategie della proprietà. Ma sarà anche così, però da un punto di vista di passione dei tifosi io credo che cambi molto e molto, perché poi se non dovessimo andare in Champions League naturalmente ci sarebbero dei giudizi da dare, ci sarebbero delle considerazioni da fare, anche delle richieste da parte del tifoso, perché è inutile che, come dire, che si continui a dire che tutto bello, tutto bene, andiamo avanti lo stesso, perché è chiaro che se non riuscissimo ad andare in Champions League, che per loro non è un obiettivo ma per noi sì, qualcuno dovrà rispondere di quello che comunque secondo me rappresenterebbe un fallimento clamoroso, perché io comprendo tutti quelli che dicono che non abbiamo una squadra all'altezza, però voglio dire, quando eravamo primi in classifica non è che ci facevamo queste domande o non si facevano queste considerazioni, eravamo in ballo e abbiamo ballato, poi dopo non siamo più riusciti a prendere punti, abbiamo fatto un po' di confusione, sono state tante cose, siamo stati senza centravanti, abbiamo avuto dei problemi anche in difesa, l'abbiamo dovuta riassestare, ecco, quindi è chiaro che però quando tu arrivi a essere primo nel girone d'andata e poi dopo se tu non riuscissi a entrare nei primi quattro dopo il girone di ritorno, beh, io sinceramente non potrei, come dire, personalmente non riuscirei a passare sopra come se nulla fosse accaduto, per me sarebbe un fallimento, non sarebbe una grossa delusione, nel senso che purtroppo con questa squadra, con questa proprietà soprattutto, non ho grandi aspettative, quindi sarebbe bello ritrovarsi in Champions League domenica notte, però ecco, diciamo che è stato tutto un di più quello che si è fatto, però questo non vuol dire che una volta che sei lì e tu debba accontentarti di quello che hai fatto, perché mi sembra che un po' l'andazzo rischi dal lato loro di essere quello, cioè giustificare un eventuale fallimento dicendo che si tratta, come ha detto Pioli, non di un fallimento ma di una delusione. Vabbè, questo non sta bene. Un'altra cosa che però non vorrei vedere domenica, e ne parliamo oggi quando ancora non si è cominciato a parlare di quelle che possono essere indicazioni di formazione, è una mandracata da parte di Pioli, una mandracata, sapete, dal famoso film col compianto Gigi Proietti. La mandracata è, come dire, l'idea geniale, ecco, potremmo tradurla così, l'idea geniale, cioè non vorrei che il mister partisse per strane tangenti, si inventasse strane cose. La mia idea è che domenica noi dobbiamo andare con gli uomini che abbiamo, che sono praticamente tutti tranne Ibra, e con la formazione che sappiamo, cioè spero non ci sia il rischio, ecco, di vedere delle stramberie dal punto di vista tattico, perché non è proprio il momento. Dobbiamo andare là con le armi che abbiamo, con la formazione che abbiamo e col modo di giocare che conosciamo, e provare a fare la nostra partita.
spero, ripeto, che non si cominci a parlare in settimana di cose strane, di stranezze, ecco, perché non è il momento per fare stranezze ed esperimenti, è il momento per andare a chiudere la stagione col modulo, col sistema di gioco che abbiamo utilizzato, che è quello che conosciamo, sperando, ripeto, che si possa cavare dal cilindro dell'ultimo turno una partita di livello, perché comunque non parliamo del Barcellona, ma parliamo di una squadra organizzata, una squadra che ci ha messo tanto in difficoltà negli ultimi tempi. Quindi non sarà, è vero, io leggo molti tifosi scrivono però comunque non è che andiamo a giocare sul campo appunto del Manchester City, no, certo che no, per questo ci sono molte possibilità secondo me che il Milan possa vincere domenica, però resta il fatto che anche psicologicamente questo avversario è un avversario che è diventato un po', diciamo, la nostra nemesi, quindi bisogna cercare di superare anche quella cosa lì. Se riusciremo a mettere insieme queste cose, quindi la paura del traguardo più superare il nostro nemico, allora a quel punto ci saremmo meritati la Champions League, perché poi c'è anche questo discorso sul merito. Io sono dell'idea che uno che arriva nei primi quattro si è meritato la Champions League e uno che sta fuori dai primi quattro non si è meritato la Champions League, mi sembra molto semplice. Poi è chiaro che la differenza di un punto, come dire, va molto a limare, no, tutte quelle che sono le cose che si potrebbero dire su una squadra o sull'altra, perché poi gli errori appunto o le cose buone che si sono fatte con un punto ad esempio di differenza non è come un vantaggio di 15 punti dove la definizione di chi merita e chi non merita è netta. In quel caso lì è, diciamo, comunque hai fatto un punto in più, se fai un punto in più vinci, e quello che fa un punto in meno non ci arriva. Buona serata a tutti, alla prossima.